tutti. Care compagne, cari compagni, care amiche e cari amici, è con emozione sono qui a festeggiare con voi il 25 aprile. Siamo qui a Porta San Paolo perché è simbolo della resistenza. Voglio ricordare solo alcuni dei tanti nomi che hanno contribuito a cambiare la storia di questo paese. Mario Fiorentini, Lucia Ottombrini, Sasà Bentivegna, Carla Capponi, Marisa Musi, Giovanna Marturano, Maria Bichetti, De Angelis Yolanda, Nando Cavaterra e molti altri ancora, troppi per ricordarli tutti. Oggi più che mai abbiamo il dovere di contribuire a tenere alti i valori di libertà, di giustizia, di solidarietà, trasmettendoli alle nuove generazioni, combattendo il revisionismo che distorce la realtà storica e insulta le radici della resistenza. Oggi celebriamo con orgoglio la liberazione dell'Italia dalle catarie fasciste, dalla terribile occupazione nazista. Il 25 aprile è la nostra festa, è la festa di tutti gli italiani, di tutte le italiane, ma anche di tutte le persone che condividono le nostre idee. L'antifascismo, libertà, democrazia, perché è da questi che nasce la nostra Costituzione. Non dimenticheremo mai chi ha dato la vita per costruire la democrazia e liberare l'Italia, né perdoneremo mai chi ha imprigionato, torturato e ucciso o fatto la spia in nome del regime voluto da Mussolini, dal re e dalla gerarchia fascisti. Compagni, compagne, la mia rabbia è rivolta a chi, a distanza di 78 anni, ancora prova a dipingere i partigiani come terroristi. Brava! La seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, a pochi giorni dal 25 aprile, ci ha regalato una perla della sua saggezza. A Via Rasella furono uccisi una banda musicale di semipensionati e noti nazisti delle SS. Vergogna, come ha spiegato Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'ANPI nazionale. Le sue esternazioni sulla Repubblica non sono riconducibili ad opinioni. Non sono nemmeno un episodio di revisionismo storico, purtroppo assai diffuso. Sono un falso storico, un'offesa alla resistenza ed un tentativo goffo di annacquare le responsabilità del fascismo e del nazismo. Proprio come fanno i troppi rappresentanti della destra italiana quando dicono che i morti sono tutti uguali. A questi voglio dire: vi sbagliate, cari signori. Chi è morto per la libertà merita rispetto della collettività e merita gli onori delle istituzioni. Chi è morto indossando la camicia nera o facendo la spia oggi merita solo pietà. Il 25 aprile è una festa nazionale della Repubblica Italiana, un momento di celebrazione che nasce dalla volontà di ricordare l'insurrezione armata
dei combattenti partigiani di Genova, Torino, Milano e di tante altre città ribelli. Anche a Roma si è combattuto, qui a Porta San Paolo, nonostante la crudeltà delle SS. La repressione e le torture, gli arresti, le deportazioni. I tedeschi avevano requisito tutti i generi alimentari, affamando la popolazione. Allora le donne partigiane organizzarono gli assalti ai forni, protette dai partigiani armati. Quello che veniva preso era distribuito alle famiglie degli arrestati, dei condannati a morte a Forte Bravetta o alle fosse ardeatine e alle famiglie più povere. Si metteva così fine a 20 anni di dittatura e a 5 anni di conflitto. La resistenza è stata una lotta di popolo, ha fatto insorgere delle radici più profonde del popolo centinaia e centinaia di combattenti che hanno avuto il sostegno di giovani, donne, vecchi e anche bambini. Insieme ci siamo organizzati, abbiamo creato una rete clandestina, solidale, che ha permesso agli italiani di vincere il nazifascismo che ci aveva trascinato in una guerra ingiusta. Anche noi, che eravamo piccoli, forse un po' incoscienti, abbiamo inforcato le nostre biciclette per fare le staffette agli ordini del Comitato di Liberazione Nazionale. Le donne, mosse dagli ideali di libertà, di solidarietà, hanno partecipato alla nascita dell'Italia fondata sulla Costituzione, per la quale tante e tanti diedero la vita. Oggi, benché anziana e sempre un po' incosciente, sento il dovere di continuare a tenere alti i valori di quella lotta, trasmettendoli alle nuove generazioni, perché i giovani si impegnino in prima persona a costruire un mondo migliore. Nessuno si senta escluso, nessuno dia per scontato che la libertà sia una conquista assodata. Lavoro, istruzione, sanità, giustizia, tutti vanno difesi, ma vanno difesi tutti i giorni dell'anno. Il 25 aprile sarà solo un giorno sul calendario se non siamo capaci tutti insieme di difendere questi diritti per tutti e tutte, nessuno escluso. Grazie Luciana, grazie Luce. Ed ora un'altra meravigliosa. Un'altra donna meravigliosa, rappresentante della Resistenza, prigioniera a Via Tasso, la nostra carissima Viole Mancini. È bello essere qui, vedere tanti romani turisti che sono venuti qua dove è nata la Resistenza. Tutti gli oratori che mi hanno preceduto hanno narrato
cos'era il fascismo, che cos'era il nazismo. Ecco, io posso solo confermare tutto quello che hanno detto e i ricordi amari, terribili, mi aiutano a vivere per non dimenticare mai, mai. Con cuore, un amore partigiano. Ecco, in questo piccolo libro c'è la mia vita, i miei sentimenti. Non dimenticate mai chi ha dato la vita per questa Italia libera. Libera. La parola libertà oggi per i giovani una cosa naturale, ma ai miei tempi no, guai. Il meno che poteva capitarti se non essere uccisa al confine, quante donne, centinaia di donne hanno sofferto per questo. Ma l'8 settembre ricorda quel piccolo gruppo di donne che sono state uccise qui in questo spazio solo perché aiutavano i soldati, i partigiani che cercavano di bloccare carri armati. Era una lotta immane. Ci hanno provato, hanno continuato sulle montagne tutta Italia, e alla fine oggi la libertà l'abbiamo conquistata. Grazie, grazie. Sono felice di essere qui con voi, è una gioia immensa. Vuol dire che i nostri morti che hanno sacrificato le loro vite non sono morti in vano. Continuate a lottare perché non è finito, siamo nel pieno di un ritorno di nostalgici che parlano perché non conoscono
le condizioni in cui vivevo io a quei tempi. Vi ringrazio di esserci per me alla mia tenera età. Non è facile, però la volontà c'è. Era impossibile perdere, penso che sarete tutti d'accordo con me. Grazie Iole, grazie Luciana. Chiedo ad Alessandro Portelli di intervenire, storico.